Per la presentazione e buongiorno a tutti. Tanti sono in effetti gli stimoli che l'argomento crociate ci porta, e molti li avete già sentiti nella presentazione: cosa sono le crociate, quali sono le ragioni, quali sono stati gli esiti. Cercheremo entrambi di dare un'idea generale di questo processo che poi è di lunghissima durata, perché il fenomeno crociate arriva fino alla piena età moderna, in fondo. Quello però da cui forse è il caso di partire, anche in questo cogliendo uno stimolo di questa introduzione, quello da cui forse si potrebbe partire, visto che siamo nell'ambito di un festival sul Medioevo e appunto dobbiamo parlare di crociate, è che è un po' come per il Medioevo: anche le crociate in fondo non esistono in quanto tali, non esiste un oggetto crociata, così come non esiste un Medioevo, soprattutto non esiste per i contemporanei. Nessuno nel 1200 avrebbe mai pensato di poter dire vivo nel Medioevo, vivo in un'età di mezzo. Evidentemente non ha senso, è qualcosa che viene coniato, inventato più tardi. Beh, allo stesso modo, nessuno nel 1098, alla vigilia della presa di Gerusalemme, avrebbe mai potuto dire sono in crociata. La prima crociata non è stata quindi bandita in quanto tale, e il fenomeno crociata è qualcosa del quale possiamo parlare, un insieme, come vedremo, di fenomeni, di movimenti, dei quali possiamo parlare soltanto ex post, in un certo senso. E il termine stesso, appunto, crociata, in realtà non è contemporaneo ai fatti, non esiste inizialmente, e quello di cui le fonti parlano, e qualcosa diremo anche su queste fonti a breve, è, diciamo, il linguaggio che viene utilizzato è lo stesso linguaggio del pellegrinaggio. Si parla di iter, si parla di passagium, si parla di peregrinatio, cioè di termini che in un modo o nell'altro, riferendosi a un ambito o a un altro, fanno comunque riferimento all'idea del viaggio e del viaggio che ha, nel caso della peregrinatio, soprattutto una qualche finalità di tipo religioso. Però in realtà le fonti, soprattutto le primissime fonti, sono scritte anche queste tutte quante ex post, sono tante, ma sono state scritte dopo la conquista di Gerusalemme del 1099, e naturalmente raccontano tutto il pregresso. Molte sono fonti, anzi diciamo pure tutte sono fonti di parte, nel senso che chi le ha scritte, chi le ha redatte, sposa un determinato punto di vista, e questo punto di vista può essere spesso quello del drappello che ha seguito. Il caso forse del primo cronista, l'anonimo delle gesta dei Franchi e degli altri pellegrini, è certamente appunto un anonimo, non sappiamo nemmeno se un laico oppure un ecclesiastico, che ha viaggiato con i normanni italo-meridionali, Boemondo di Taranto e il suo eroe. Ma lì dove Boemondo si ferma alla conquista di Antiochia, invece l'anonimo, insieme a tanti altri pellegrini, appunto, arriva fino a Gerusalemme e racconta questa impresa. Per cui siamo di fronte a fonti che ci descrivono questa impresa, in termini a volte contraddittori, a volte contrastanti, di fronte alle quali è difficile ricostruire esattamente un perché, è più facile ricostruire appunto le modalità, di questa spedizione. Quindi, partendo in realtà da quello che sappiamo sul contesto, la prima cosa che emerge è proprio questo stretto rapporto fra pellegrinaggio e crociata. E questo rapporto è qualcosa che si era andato formando già nei decenni precedenti, si può dire dalla svolta del millennio in poi, quindi nel corso dell'undicesimo secolo. E si era andato formando in determinati luoghi. In questo certamente la Francia è un luogo centrale, non per niente l'appello di Urbano II sarà pronunciato a Clermont, appunto.
Non per niente il primo legato pontificio che seguirà questa impresa sarà Ademaro di Lepuy, altra zona, appunto, altra città importante per i pellegrinaggi e vicina a Clermont. Cioè questo contesto francese è importante perché in concomitanza con un tema del quale credo che abbiate sentito parlare in altre lezioni, cioè quello della cosiddetta lotta per le investiture, diciamo pure la riforma del papato nel corso dell'undicesimo secolo, ecco che in questo contesto noi vediamo dei tentativi, potremmo dire, di cristianizzazione delle milizie, cioè dell'ordine dei milites, che si fanno, che si cercano di attuare soprattutto attraverso movimenti come quelli delle tregue di Dio, delle paci di Dio, cioè stabilire dei momenti in cui non si combatte all'interno della cristianità, oppure dei momenti in cui si può invitare queste milizie armate, spesso difficili da mantenere all'ordine, spesso dedite a razzie, ecco, cercare di spingerle magari a mettere questa loro violenza, quasi innata, insomma, di metterla al servizio di qualcos'altro, di una causa migliore. E inizialmente questa causa migliore la si va trovando, ad esempio, lungo le strade della penisola iberica, lungo il Camino de Santiago, dove appunto molti di questi cavalieri vengono, cavalieri francesi appunto, vengono invitati ad andare come pellegrini in primo luogo nell'ambito del cristianesimo alto medievale. Si va formando questo strettissimo legame fra l'idea del pellegrinaggio tradizionale come visita dei luoghi santi insieme all'idea del cosiddetto pellegrinaggio penitenziale. Si è cioè pellegrini anche per scontare delle penitenze. E allora, naturalmente, qual è il modo migliore per scontare i propri peccati? Quello di andare come pellegrini in luoghi pericolosi, ad esempio sulle strade del Camino de Santiago, accompagnare i pellegrini inermi, e magari, perché no, fermarsi a combattere contro i Mori in questo contesto di confine fra cristianità e Islam, che è appunto ancora la Spagna dell'undicesimo secolo. Si può dire quindi che lungo il Camino de Santiago, forse per la prima volta, si va forgiando questa idea di un pellegrinaggio armato e di uno specifico pellegrinaggio cavalleresco, che è molto importante, mi sembra che sia ormai un'idea condivisa, per comprendere anche l'inizio della cosiddetta, di quella che appunto chiamiamo generalmente prima crociata, cioè di questa spedizione che è tutt'altro poi che una spedizione unica, sono in realtà tante spedizioni, alcune assolutamente anarchiche come quelle che seminano il terrore, che saccheggiano le città fra la Germania e l'Ungheria già fra 1095 e 1096, altre invece un po' meglio organizzate, ma che sempre hanno questa caratteristica: gruppi relativamente modesti, parliamo di poche migliaia di cavalieri armati, discretamente organizzati, e insieme a questi invece dei gruppi molto più ampi di pellegrini che inizialmente sono del tutto disarmati, sono pauperes nel linguaggio del tempo, cioè sono degli inermi, e che hanno questa idea di raggiungere i luoghi santi. Un'idea, bisogna dirlo, assolutamente vaga e generica, perché nessuno fra questi sarebbe in grado di trovare la strada per Gerusalemme. Molto spesso si ha l'impressione che la Gerusalemme celeste e la Gerusalemme terrena siano ai loro occhi sostanzialmente la stessa cosa. È un ideale, appunto, il viaggio, il pellegrinaggio, il raggiungimento di questa meta. Lo sapevano invece i cavalieri? Questo naturalmente è un grande dubbio che in fondo continuiamo, mi sembra, ad avere, che forse continueremo ad avere. Era questa una spedizione che effettivamente mirava a prendere proprio Gerusalemme fin dall'inizio?
Questo è difficile dirlo, perché è vero che in questo senso esistevano dei progetti che però erano rimasti del tutto teorici, probabilmente lo stesso Gregorio VII, appunto il Papa della Riforma, diciamo così, aveva pensato, aveva iniziato a progettare una possibile conquista di Gerusalemme, ma appunto erano discorsi estremamente generici tutti questi. Quello che sappiamo è che in quegli anni, intorno al 95, fra Bisanzio e la Chiesa Latina, e quindi il papato, si discute di molte cose. Nel 1054 c'è stato lo scisma fra le due chiese, scisma che al momento doveva sembrare risolvibile, redimibile in qualche caso, ma in realtà è lo scisma che da allora separa le due chiese. Se ne continua a parlare di una soluzione fino ancora in questi nostri giorni, e quindi certamente questa era una questione importante sul tappeto, in un momento in cui Bisanzio, come probabilmente ricordate, si sentiva assediata in realtà da più parti, perché nell'ambito di una guerra, anche qui possiamo forse trovare qualche riscontro con tempi più recenti, Gerusalemme cade conquistata dai turchi nel 1087, ma nel 1087 Gerusalemme non era certo una città cristiana, perché Gerusalemme era stata conquistata in realtà dai musulmani arabi nel 638, era sempre rimasta una città prevalentemente musulmana. Quindi quello che si ha in quegli anni è in primo luogo uno scontro interno al mondo musulmano. Per questo dicevo che ci sono in fondo alcuni nessi, sì, che potrebbero, non va attualizzato ovviamente l'argomento, però ci sono naturalmente dei nessi con quello che sta succedendo anche oggi, e in un certo senso tutto questo finisce per sfiorare, anche se pesantemente, Bisanzio, perché una parte dei territori bizantini anatolici vengono effettivamente conquistati dai turchi. Ma ricordiamoci anche che negli stessi anni Bisanzio, Costantinopoli, è sottoposta a un'altra aggressione, che è quella normanna, quindi cristiana, e i normanni sono alleati del papato. Quindi che cosa si cerca di fare in questi concili come quello di Clermont? Probabilmente trovare una soluzione a tutto questo e magari, perché no, invitare un po' di milites, un po' di questi cavalieri cristiani a togliersi dall'Europa, dove seminano soltanto disastri, e invece a avviarsi verso Costantinopoli. E quindi questi cavalieri, cosa spingeva quindi questi cavalieri a affrontare l'avventura? Ecco, se noi cerchiamo di mettere bene a fuoco i motivi dei crociati, ne troviamo diversi, specialmente quando la crociata comincia a diversificarsi e specializzarsi, e vedremo come. In generale il punto fermo è la liberazione del Santo Sepolcro, però già come ha accennato la professoressa poco fa, ci sono varie forme di irredentismo cristiano che cominciano anche prima delle crociate. Ora, chi si occupa di storia delle crociate negli ultimi anni è diventato improvvisamente popolare, suo malgrado e contro la sua volontà, ma quando nel 95 si avvicinava l'anniversario della prima crociata, Franco Cardini, che è il rifondatore della storia delle crociate, ha messo in guardia tutti: attenzione, ricordare senza celebrare, perché dobbiamo far vedere ai nostri amici delle altre fedi che siamo fuori da quella cultura, la ricordiamo ma senza celebrarla, quindi ricordarla senza nostalgie. Bene, la domanda del dottor Fioravanti pone la questione in un ambito, come dire, sociologico. Io ogni tanto mi interesso fra gli infiniti argomenti della crociata, perché per migliaia di anni la guerra è stata cultura. Ci sono la medicina, il diritto, la tecnologia, la storia dell'alimentazione. C'è questo aspetto sociale, perché un cavaliere cristiano va alle crociate senza naturalmente dimenticare i pellegrini armati e non, che comunque avevano analoghe motivazioni spirituali. Bene, la crociata per molti cavalieri, come ha detto la professoressa Montesano, è una possibilità di riscatto, e questo tema torna con una certa frequenza.
Gettando un ponte verso anche l'argomento su cui vi annoierò questo pomeriggio insieme alla professoressa Merli, i templari nascono anche per questo, quindi buttate pure via tutta quella paccottiglia esoterica di templari, stregoni, maghi, eccetera, sono tutte leggende, poi magari ci sarà tempo per vedere come sono nate. E i templari nascono anche dal fatto che San Bernardo nei primi decenni del XII secolo dice: voi cavalieri siete un branco di predoni, vi pettinate, vi abbellite, vi agghindate come donne, invece i crociati sì che sono i veri cavalieri di Cristo, per dire che alla cavalleria cristiana occidentale è additata, è indicata una forma di riscatto, perché il problema è questo, la società medievale è una società fortemente militarizzata, non proprio una società di tipo spartano, però è una società in cui, almeno nelle ricostruzioni più idealizzate, abbiamo tre ordini di cristiani: la politica e la guerra, poi la preghiera e poi il lavoro. Poi all'interno di chi si occupa della preghiera c'è la competizione fra i monaci e magari i chierici di altra estrazione, però tutto sommato siamo all'interno di questo ordine qui. Ora, è necessario a un certo punto trovare nella cavalleria non solo una valvola di sfogo, questi sono anche predoni, perché la prima letteratura cavalleresca è violentissima. Quando a un certo punto le chansons de geste si cominciano a ingentilire, un nuovo ruolo della donna, e dal ciclo carolingio si passa al romanzo arturiano, vediamo che l'amore comincia a prevalere sulla violenza, anche le scene di combattimento sono meno truci, meno grandguignolesche. Successivamente la cavalleria si ingentilisce, ma almeno nella letteratura, nell'ideale, ma la cavalleria è considerata veramente terra di missione. Se noi andiamo a vedere i testamenti, le lettere, le cronache delle guerre feudali della Francia del X-XI secolo, prima delle crociate, ma sono cose che a me hanno fatto venire in mente le scene peggiori della guerra nella ex Jugoslavia, cioè fratelli che si fanno la guerra e che si torturano a vicenda una volta catturati, insomma, scene di una crudeltà veramente indescrivibile. Però questi cavalieri, ed è qui la vera differenza su cui dovremmo lavorare tutti insieme, la crociata non si capisce se non ci mettiamo proprio in quei panni, nel senso che era una società, è vero, violentissima, però il cavaliere era pronto, dopo aver massacrato gli abitanti di un villaggio cristiano, era pronto a scoppiare in singhiozzi davanti al monaco che gli diceva: ricordati che devi morire. Ci sono miniature in cui si vedono i cavalieri, avete presente i pentoloni nei quali vengono fatti bollire gli esploratori, nella settimana enigmistica si vedeva una volta, ecco, i cavalieri tutti raggruppati con tanto di corazzo, sbergo, elmo, in un pentolone che bruciano tra le fiamme dell'inferno. Ora, i cavalieri erano sensibilissimi, anche perché con un'età media che raramente superava i 35-40 anni, i cavalieri si ponevano la questione. E il tempo è tiranno, allora faccio alcuni esempi, scusandomi perché dobbiamo per forza limitare l'esposizione ad alcuni casi secondo me particolarmente eloquenti. Tancredi d'Altavilla, nella biografia scritta poco dopo la prima crociata, è assillato perché: io sono cristiano o cerco di esserlo, ma sono anche cavaliere e non intendo rinunciare a nessuna delle due caratteristiche, delle due prerogative, anche perché il cavaliere è colui che esercita anche un potere, il cavaliere appartiene, è, non appartiene, basta, è, si identifica con la classe che governa e comanda. Non tutti se la possono sentire di diventare monaci, e allora Tancredi accoglie con entusiasmo l'appello alla prima crociata, perché dice: magnifico, posso continuare a distruggere, saccheggiare e a farmi il mio nome glorioso di cavaliere e ugualmente guadagnarmi il paradiso. Ma mi scuso, la professoressa Montesano ha già accennato a questo, cioè la crociata come riscatto. E anche nelle cronache come quella di Guiberto di Nogent
che scrive pochi anni dopo la prima crociata. Attenzione, come è stato detto prima, sono rarissime le testimonianze della prima crociata scritte sul tamburo. Molte sono scritte qualche anno dopo, quando, questo le rende forse ancora più interessanti, quando si tratta di creare una motivazione a qualcosa che era nato sotto certi aspetti quasi casualmente. I crociati non sapevano nemmeno cos'era la religione islamica, tant'è vero che in alcune cronache si legge: magnifico, abbiamo fatto a pezzi gli eretici greci, cioè i cristiani ortodossi, che infatti ancora oggi ce lo ricordano, e siamo entrati in Gerusalemme e abbiamo abbattuto tutte le statue di Apollo. Ecco, si credeva che i musulmani fossero politeisti, quando invece sono i musulmani. Ricordo quando feci il primo viaggio a Gerusalemme, molti musulmani per provocarmi mi facevano questo segno per dire: tu sei un politeista perché credi nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, che sono tre e non uno. Noi invece sì che crediamo in un solo Dio. Poi ovviamente questo è uno stimolo al dialogo. Allora, Guiberto di Nogent dice: ecco, la crociata ha offerto all'ordine dei cavalieri una possibilità di riscatto, con una agevolazione, con una semplificazione benefica. Non sono costretti a rinunciare allo status di cavaliere e non sono costretti a farsi monaci. Possono restare cavalieri vivendo, e qui siamo già nel clima che prepara i templari, perché i templari non sono un fiore nel deserto. Si tratta di trovare uno status intermedio fra il monaco e il cavaliere, ma non voglio anticipare altre questioni. Ora, quindi a un certo punto la crociata si presenta alla cavalleria come una possibilità di riscatto, ma senza rinunciare del tutto alle armi. Poi magari ci sono i cavalieri che diventano monaci, diventano eremiti e diventano anche santi, ma chiaramente è una strada che non può essere indicata a tutti. Ecco, quindi e la crociata col passare del tempo si articola, perché a un certo punto diventa fondamentale comunque offrire se stessi, e quindi non abbiamo più soltanto il cavaliere che può continuare a fare il cavaliere, ma anche quello che prende la croce, eventualmente rinuncia, perché magari ci sono degli impedimenti. Era tipico di molti sovrani, principi europei, prendere la croce, fare così, garantirsi così l'appoggio papale. Non date più torto al nostro caro figlio imperatore, re, principe, conte, duca, barone, marchese, perché ha preso la croce. Quindi c'erano anche le tutele per i beni del crociato, e questi valevano, queste tutele, sia che il crociato lasciasse la propria bottega, sia che lasciasse, che so, il ducato di Normandia. Quindi non c'era differenza in questo. Bene, a questo punto diventa, quando la crociata si articola, c'è la possibilità di garantirsi, avere i benefici spirituali, sui quali ancora oggi si discute, perché insomma cos'è che veniva concesso dalla Chiesa? La remissione dei peccati, o cioè la remissione della pena, o la remissione della colpa, cioè il peccato o la penitenza? Ed è tutta una continua dialettica. Molti cercavano anche di negoziare il tipo di beneficio spirituale ai quali essere ammessi, e ancora oggi la questione è controversa. In generale il crociato voleva sentirsi comunque martire: sono morto versando il sangue, quindi devo andare in paradiso, e si crea tutta una letteratura. Però la Chiesa ci va piano, perché comunque sono uomini che hanno versato sangue, e quindi la Chiesa non è tanto prolifica, non è tanto disposta a concedere lo status di martire a chi muore nella crociata. Il crociato però ama rappresentarsi così, per esempio in certe forme di letteratura in volgare, che è la lingua dei cavalieri. La Chiesa è piuttosto recalcitrante a riconoscere lo status di martire, specialmente perché viene reclamato lo status di martire per il crociato, al crociato che non solo ha versato sangue, certo, altrimenti che crociato sarebbe, ma ha anche commesso degli errori. Quando San Luigi di Francia nel 1250 viene catturato in Egitto,
La colpa della catastrofe era stata di suo fratello, che aveva detto da buon cavaliere: attacchiamo subito. E lì a dirgli: ma no, guardi che è la solita trappola, attacchiamo. Muore, e anche per questo, anche se San Luigi rivendica per il fratello lo status di martire, non gli viene concesso, ha comunque delle colpe. Quindi il beneficio spirituale per il crociato è dato, però insomma, in maniera piuttosto parsimoniosa. Quindi, quando si afferma l'idea di una crociata che deve offrire anche dei benefici a chiunque sia volontario, si comincia a, come dire, a diversificare l'offerta, tant'è vero che a un certo punto l'importante è andare, l'importante è partire, e i papi concedono benefici spirituali anche a quelli che muoiono durante il viaggio. Qui si dovrebbe aprire tutto il capitolo della crociata per mare, perché apre tutta una nuova spiritualità, ma non c'è tempo e credo che sia il momento della terza manche con la professoressa. Questo ping pong, prego. Grazie. Allo stesso tempo, finora abbiamo parlato dei cavalieri soprattutto, perché è indubbio che l'ordo, appunto l'ordine, il gruppo sociale che promuove inizialmente questa azione sono i cavalieri. La loro spiritualità, chiamiamola così, il loro rapporto con la Chiesa è centrale, fondamentale, e allo stesso tempo però il tema delle crociate ci offre la possibilità di spaziare anche oltre questo, non è soltanto una questione di cavalieri, è anche molto di più. Partiamo da un dato: subito dopo la presa di Gerusalemme, molto spesso manualisticamente noi facciamo terminare la prima crociata con il 1099 e la conquista di Gerusalemme. Ma a quel punto che cosa hanno preso effettivamente i cosiddetti crociati? Hanno conquistato la maggior parte delle città di questa fascia costiera, ma quelle dell'entroterra, non quelle della costa, fino ad Edessa, Antiochia, la stessa Gerusalemme. Sono però tagliati fuori dal rapporto ormai con l'Occidente, nel senso che si sono chiaramente inimicati Bisanzio, visto che i bizantini si attendevano un aiuto e una restituzione di territori che di fatto non è avvenuta per la maggior parte, anzi si sono impiantati questo regno di Gerusalemme con alcuni annessi feudali, e questi territori sono ormai un regno franco, dei territori feudali in terra d'Oriente. E questi territori hanno bisogno di tutto, avete già sentito, e credo che il collega Ligato continuerà poi a parlarne anche nel pomeriggio, quanto è importante per questo la nascita, ad esempio, dell'Ordine dei Templari. Ma oltre questo ci vuole certamente un aiuto via mare. Un aiuto via mare che serve in primo luogo a prendere le coste, i porti, che conquistare solo da terra non è possibile. E allora in questo l'aiuto fondamentale verrà proprio dalle città italiane, che si buttano letteralmente sull'affare, inizialmente Genova e Pisa in testa. Genova e Pisa che ottengono in cambio di questo loro aiuto dei benefici economici immensi. Ottengono cioè, e per questo abbiamo i contratti stipulati, per ogni città costiera che verrà conquistata, un intero quartiere, quello portuale, cioè quello che economicamente conta e interessa di più, viene completamente ceduto appunto a chi lo conquista, pisani o genovesi. Dovete immaginarle come delle zone di completa extraterritorialità, in cui ci sono giudici pisani o genovesi, ci sono appunto territori che rispondono soltanto a questa autorità. E questo è ciò che consente un balzo economico inaudito per le potenze commerciali che in quel momento stanno semplicemente nascendo in Italia e in Europa, ma in Italia soprattutto. La nascita del movimento, del fenomeno comunale, si lega strettamente a questa nuova realtà, ed è una realtà che riporta di forza gli italiani sulla scena del Mediterraneo. Le crociate sono anche questo, sono lo stabilirsi per la prima volta di nessi commerciali fortissimi con l'Oriente Mediterraneo, ed è un processo questo che vedremo culminare con questa, che di nuovo i manuali inseriscono fra le crociate con il numero di 4, la cosiddetta quarta crociata, quando i veneziani guidano questi pellegrini armati
invece che contro Gerusalemme, contro Costantinopoli. La conquista veneziana di Costantinopoli consente ai veneziani prima, dalla metà del secolo in poi, agli stessi genovesi, di impadronirsi di Costantinopoli e di buona parte del Mar Nero. Anche questo, allora, le colonie che vengono fondate sul Mar Nero sono fondamentali dal punto di vista commerciale, perché mettono in relazione il Mediterraneo occidentale, l'Europa, con le grandi vie del commercio asiatico, con la via della seta fino al sud-est asiatico, fino alla stessa Cina. Cioè tutte le merci pregiate che fino a quel momento venivano portate nel Mediterraneo soltanto dai mercanti arabi o dai mercanti bizantini, da questo momento in poi saranno portate nel Mediterraneo anche e soprattutto dai mercanti occidentali. La vicenda di Marco Polo e di tanti altri mercanti che conosciamo dei decenni successivi si va a situare proprio all'interno di questo fenomeno, ed è un fenomeno che con la crociata ha molto a che fare, per cui anche questo direi che è importante non pensare soltanto alla crociata sotto il profilo militare, lo scontro fra Islam e Occidente, perché questo può anche nascere in questo modo, ma quello che si svilupperà successivamente sarà una società commerciale in cui questi aspetti sono fondamentali e in cui in fondo si crea anche un gruppo, diciamo così, di persone, di occidentali che si impiantano nella Terra Santa e lo fanno con lo spirito che forse molti decenni fa in un libro anche controverso ma ancora molto bello Joshua Prawer definiva colonialismo medievale. Colonialismo medievale perché con questo mi sembrava che intendesse non semplicemente lo spirito predatorio dell'Occidente, ma anche il fatto che il colonialismo porta con sé l'amore per la terra conquistata, il fascino di questo Oriente. In questo senso, è brevissima la citazione che si può fare di uno dei grandi cronisti della crociata, Fulcherio di Chartres, che proprio ai primi del XII secolo, sono passati 20 anni dalla conquista di Gerusalemme, scrive: considera di grazia come nel nostro tempo il Dio abbia mutato l'Occidente in Oriente. Colui che era romano o franco è diventato galileo o palestinese. Abbiamo dimenticato i nostri luoghi di nascita, molti di noi li ignorano o non ne hanno mai sentito parlare. E c'è chi ha scelto come moglie una siriana o una armena o addirittura una saracena battezzata. E cioè una società, dopo questa violenza iniziale, è una società che cresce e che quindi ci presenta delle ramificazioni commerciali, culturali straordinariamente interessanti che fanno parte del fenomeno crociato, che di nuovo sarebbe molto riduttivo, mi sembra, vedere soltanto come un susseguirsi di battaglie o una storia militare. Stiamo spiegando questo, che non è solo un susseguirsi di battaglie, ma è qualcosa di più complesso, poi ci sono anche altre crociate, magari anche in Europa, no? Sì. E poi come finisce tutta questa epopea? È vasta questione. Il paradosso della crociata è che dal punto di vista ideologico, cioè della motivazione, l'Europa rimane cristiana, ben inteso, però dal punto di vista proprio della motivazione interiore, e anche così dell'organizzazione, la crociata paradossalmente arriva al perfezionamento del suo quadro giuridico proprio quando sta per entrare in crisi. Per esempio, a quale titolo far partire soprattutto i ceti cavallereschi? Perché loro rimangono comunque la guida, sono loro che indicano la strada, anche se dietro di loro ci sono folle di pellegrini che hanno lo stesso diritto alla salvezza. Si cerca di presentare, e lo fanno anche i frati francescani, protagonisti della predicazione della crociata, e sono gli anni nei quali nasce anche il teatro medievale. Allora Guglielmo della Cordel va ad un torneo di cavalieri e tende la sua trappola. Voi cavalieri che siete qui ad ammazzarvi tra di voi, non sareste i primi a correre verso il vostro signore feudale se venisse attaccato? Certo, certo. E perché? Allora comincia a tirarsi la barba, a piangere, a mimare. E perché? Ecco cosa mi tocca vedere, i cavalieri cristiani che si ammazzano fra di loro nel torneo invece di andare a difendere il vero signore, quello con
l'iniziale maiuscola, ecco, che è il capo di tutti noi che siamo suoi vassalli, cioè la crociata viene anche presentata come una guerra del vassallo per il proprio signore. È un esempio della collocazione della crociata in un quadro giuridico. Noi non sappiamo esattamente se San Francesco ha parlato pro o contro la crociata. Secondo la testimonianza di Frate Illuminato, che recentemente è stata sottoposta a revisione, lui avrebbe detto al sultano: tu ci domandi per quale motivo noi invece di porgere l'altra guancia siamo qui. Bisognerebbe domandarsi come faceva il sultano a conoscere il Vangelo, però ci si può lavorare avendone il tempo, non ora. E San Francesco pare che abbia risposto, ma non tutti accettano questa testimonianza. Noi siamo qui perché dobbiamo ricostituire un diritto che è stato violato. Questa terra appartiene a noi legittimamente, e quindi, però questo forse... Questo pezzo è stato copiato da un colloquio analogo verificatosi poco più di un secolo prima durante la prima crociata, perché nel Medioevo quello che conta non è dire qualcosa di originale, ma essere fedeli ad una tradizione. Questa frase dava alla crociata un quadro giuridico e allora andava bene anche per gli altri casi, compreso il viaggio di San Francesco ad Amienta. Comunque la crociata un po' alla volta entra in crisi intanto perché... cominciamo a prenderle. E uno, bisognerebbe dire, non ha importanza essere stati sconfitti, perché comunque vincitore o sconfitto, trionfatore o ucciso, in ogni caso in paradiso ci vai. Però è ovvio che l'Europa comincia anche a fare i suoi conti, si trovano anche delle alternative, c'è chi prende la croce e poi riesce a negoziare un esonero. Alcuni, a volte la Chiesa attraverso i suoi predicatori concede i benefici della crociata e praticamente il giorno dopo il crociato dice: rinuncio, però do qualche cosa, finanzio chi ha più capacità bellica di me. Insomma, si apre tutto un mercato della crociata, con i voti che si danno si riacquistano. Questo un pochino toglie anche motivazione, e quando ci sono delle difficoltà tecniche insormontabili, perché per esempio Saladino o il sultano d'Egitto hanno delle risorse demografiche illimitate. Quando la crociata comincia a essere sempre più difficile, perché ora che i greci, e lo si può anche comprendere dopo la quarta crociata, ci odiano, è impossibile passare per la via dei Balcani e dell'Asia Minore, allora si introduce la via del mare. Le crociate nel 200 sono esclusivamente crociate che arrivano in Terra Santa per mare. Allora, abbiamo quindi delle difficoltà logistiche, organizzative, che fanno aumentare in maniera così imprevista i costi. Poi i crociati cominciano a perdere terreno, è iniziata una controffensiva, e soprattutto, in fondo, soprattutto fra i vari elementi, c'è anche il fatto che la crociata è vista sempre più spesso come un mezzo, ed è così veramente, che il papato impiega per inquadrare la cristianità sotto la sua direzione. Quando l'imperatore Enrico VI, il figlio del Barbarossa, dice vado in crociata, il papa non è contento, perché dice questa è una crociata imperiale, è una crociata più germanica che pontificia, si deve partire quando lo dice il papa, e deve essere il papa che coordina gli sforzi, la raccolta del denaro, le decime, ecco. I monarchi, i principi dell'Occidente si convincono e lo dicono, la crociata è un mezzo di cui la Chiesa si serve per mandarci a combattere senza sapere bene perché cosa, perché è vero che il Santo Sepolcro è sempre lì, quando è nostro lo dobbiamo difendere, se ce l'hanno preso lo dobbiamo riconquistare, però arriviamo e c'è... andiamo a difendere anche dei cattivi cristiani, perché giravano già le voci sul fatto che fosse scarsa la moralità nel regno crociato, per esempio ad Acri. Beh, a volte insomma certe città portuali hanno i loro quartierini non sempre raccomandabili, è chiaro che non si rinuncia ad andare in crociata solo per questo, però si deve constatare che nel regno crociato ci sono lotte di potere, aspiranti al trono di Gerusalemme che vengono pugnalati o avvelenati, intrighi,
crociati che vengono boicottati perché vengono accusati di voler mettere, di volersi mettere una corona sulla testa. Insomma, a un certo punto la crociata è screditata perché, anche se il Santo Sepolcro è sempre lì, comunque ci si convince che siano, che i vantaggi non siano proporzionati ai costi. Tanto per fare un esempio, quando Enrico II d'Inghilterra riconosce di avere delle responsabilità nell'assassinio di San Tommaso Becket, l'assassino nella cattedrale 1170, dopo un po' il patriarca di Gerusalemme si presenta a lui per dire ti sei impegnato ad una crociata di espiazione, e lui dice, durante una battuta di caccia ai suoi cortigiani: io in crociata non ci vado perché i preti non fanno nient'altro che invitarci alla crociata, tanto poi sotto i colpi dei saraceni ci andiamo noi e non loro. E lui comunque, io vorrei vedere in questo rifiuto di andare in crociata anche uno dei segni dell'inizio dello Stato moderno. La crociata muore anche perché la nascita, l'origine, lo sviluppo, l'articolazione dello Stato moderno comincia a porre diverse priorità. Cioè Enrico e anche Filippo II Augusto, ma anche Federico Barbarossa, che in crociata morirà, e Filippo in crociata ci andrà, ma dovrà essere caduto a Gerusalemme prima, allora non si può dire di no. Si rifiuta la crociata anche perché i nuovi regni si stanno organizzando, bisogna affrontare l'autonomia dei comuni, bisogna regolare le finanze, comincia a nascere, non è ancora lo Stato moderno, ma non è più il classico Stato anteriore all'anno 1000, dove il re non fa nient'altro che far passare tutta la sua vita a cavallo per ispezionare castelli e feudi. Alcune città cominciano a diventare la città capitale, bisogna regolare i rapporti fra le varie classi sociali. Quella società trifunzionale di cui si parlava prima è inadeguata, sta nascendo la borghesia, bisogna anche comprimerla, ma anche venire a patti, perché è lì che gira il quattrino. Quindi un po' alla volta si dice: no, ci sono altre priorità da difendere. Ecco. E finisce così un po'. Ma a un certo punto la crociata si esaurisce progressivamente, e San Giovanni d'Atri nel 1291 cade perché ormai si era formato con un sistema di tregue progressivamente rinnovate, si era creato un sistema di convivenza. Adesso non voglio dire che fosse un luogo radioso dove tutti si volevano bene, però lo dicono anche le cronache arabe di un secolo prima. Anche durante la guerra le carovane passano dall'Egitto alla Siria, attraversano il territorio crociato, anche durante la guerra si paga il pedaggio e va bene così per tutti. Arrivano dei crociati, ahimè, milanesi, comunque del nord Italia, 1290, non sanno nulla, dicono: ci dobbiamo guadagnare la salvezza perché ci manda il Papa, e fanno un massacro generale di tutti quelli che portano il turbante e la barba, compresi molti cristiani che nel frattempo si erano arabizzati. E si era creato qualcosa che somigliava a una società mista, e che il sultano d'Egitto era un po' combattuto fra due sentimenti, come dire: io con questi faccio affari e quindi li lascio dove sono, oppure questi comunque occupano una terra che io non considero loro, e quindi non aspettava nient'altro che un pretesto. Ma sicuramente il regno crociato sarebbe caduto comunque come una bera matura, perché era ridotto ormai ad una striscia di territorio costiero. La crociata ormai era condannata da parecchi decenni, costava troppo. Bene, grazie.